farò un video che non faccio da tantissimo tempo, ovvero assaggio snack giapponesi. Da quanto tempo è che non facevo un video del genere? Ma perché i siti di queste robe non mi cacavano più? Invece da questo sito che si chiama Wow Box, che dici wow, una scatola, che ridere, che non so, ci avevo collaborato tanto tempo fa e mi hanno ricontattato. Se c'è un codice sconto ve lo lascio qua. E quindi niente, sono felicissima perché da un botto che non mangio quelle porcherine giapponesi. Devo dire però, mi ricordo che l'ultima volta la scatolina era rosa, invece questa è marron. Cos'è sto marron? Cioè, voi preferite il rosa o il marron? Comunque apriamo e poi oh wow, guardate quante cose, mamma mia, da cosa partiamo? Io direi di provare a distinguere le cose dolci da quelle salate. Non so come. Queste sono patatine? Cokeya Pride? Cokeya Pride si chiamano. Questi fanno una manifestazione per Cokeya. Qui c'è scritto quest'uomo fa le patatine una ad una. Assaggiamo sto Cokeya Pride come prima cosa. L'odore è di patatine normale. Anche l'aspetto è di patatine normale. Allora, più o meno sa anche di patatina normale. Però, non so, è tipo più saporito. Non capisco. Non so, mi ricordano un po' quelle di Ikea. Se qualcuno sa il giapponese mi dice che cos'è un koikeya. Sembrano un po' le patatine quelle di Ikea. Cioè non so che dirvi. Non sono male, però nulla di specialone. Nulla che dice oddio queste patatine sono special. Però sono buonine. Qui c'è un peperoncino arrabbiatone fa. Quindi qualcosa mi dice che sono tipo hot, piccanti. Aiuto, assaggiamo queste ragazze. Aiuto, aiuto. Certo, questo è sicuramente il modo giusto per aprirle. Guardate, sono tipo dei mini elastici per capelli. Assaggiamo. Sono hot. Però sono buoni. Non so che roba sia. Oh, però questo peperoncino è veramente arrabbiato. È veramente caliente. Dice guarda che te faccio piccare, cavolo. Cavolo se ti faccio piccare. Effettivamente. Approvati questi. Vado a prendere l'acquetta però. È strano perché ti arriva dopo la piccantezza, capito? Però un altro dai. Oddio, cos'è questo? Curry House Cocò. Io ho paura. Non dirmi che sono delle patatine al curry. Perché sapete che puzza. Se apro questa cosa e sa veramente le curry. Oddio. Sta veramente di curry. Sembrano delle fettuccine di mia nonna essiccate messe nella polverina. Assaggiamo questa kerrata. No raga, fanno dei curry in una maniera kerrosa. Ma non kerrosa, proprio curry, curry on. No raga, questo non mi piace per niente. Oh mio Dio. No, questo no raga, questo no. Altro che sta faccetta così. La mia faccetta è così. Beh, se vi piace il curry, io non sono una grande amante del curry. Ma questo non è curry vero, è proprio curry. Curry no, curryno. Curry no, oddio, non vi ricordate il coso all'anno di Doraemon? Sono i miei veterani, se lo ricorderanno. Vediamo se è ancora lui. Sì, l'anno di Doraemon. Buono, forse sto dicendo una cazzata ma sento del prezzemolo. No, è buono. Non so cos'è, tipo fragrante, tipo una puff con questo buco in mezzo. Cosa ci vogliamo fare, una collanina? Vedete com'è, è proprio tipo una di quelle patatine del discount. Però ha un sapore tipo speziato, ma non troppo. Devo dire la cosa più buona finora. E scade nel 2026, incredibile. Non so neanche se ci arriveremo al 2026, però questo, lui sì, vivrà. Ce n'è un altro uguale, ma penso abbia lo stesso sapore. O magari no, perché cambia colore, vabbè, assaggiamolo. E infatti cambia colore. Questo è più chiaro. Questo sembra proprio una crocchetta di patate. Non so di che sa questo, de pasta. No, sa de polenta. Forse de pesce? Non lo so, raga. Perché secondo me la base è sempre quella. Cambia tipo la polverina che ci mettono sopra. Cioè, qui c'è un polipo e qui c'è una scimmia. Quindi io non so se questa roba è a gusto scimmia. Oh mio Dio, ho mangiato una monkey. Non ho mai mangiato una scimmia, le odio. E sorry. Beh, comunque buoni quei culi di Doraemon. Sempre detto, da anni che lo dico. Lili, sei una cafona che bevi dalla bottiglia. Sì, sono una cafona e quindi sono una cafona. Andiamo avanti. Oh mio Dio. Che cos'è sto coso? È un coso che si chiama long. E questi, dai, sono due uguali, quindi ne mangeremo solo uno di sto long. Io ho paura raga, cioè guardate la figura. No vabbè, cioè io non vi dico cosa sembra. Io non vi dico cosa sembra, a vostra interpretazione. Oh, ma è il cioccolato. Io pensavo fosse tipo la carne. Meglio allora. Ok, quindi passiamo alle cose dolci. Sì, non mi sembra ci siano altre cose salate. Bene, concludiamo con l'anno di Doraemon. Iniziamo con long. Sapete di cosa odora? Di Cereal X. Vi ricordate quel coso? La consistenza è stranissima. L'anno di Doraemon era fragrante. Ok, questo invece è tipo mezzo fragrante, mezzo gommoso. In più c'ha questo sapore di cioccolato. Però tipo è più cacao, non cioccolato, capito? Però alla fine non è così male. Non so. C'ha sempre questo buchetto in mezzo perché l'anno non si fa mai mancare. Ah, questo è l'anno di una stella, vedete? Questa è la stella.
palline di Super Mario che fa. Vabbè, avete capito? Vabbè, comunque è buono sto long. Sì, dai. Secondo me, ripeto, è sempre la stessa cosa. Così e sopra ci hanno messo una polverina diversa. Che sia la scimmia, che sia il polipo, che sia la stellina. Sempre di questo stiamo a parlare. Ma io mi immagino sti pupi, sti ragazzini in Giappone che si mangiano ste stecche così. E dici che è un calippo? No, è il mio long. Bene. Passiamo a questo. Così ce lo leviamo perché non mi ispira per niente. Cioè, raga, già a me le cose arancia mi fanno cacà. Io giuro, la marmellata d'arancia non la capisco. Cos'è quella porcheria? Biscotti alla cheesecake all'arancia. E io già le cheesecake le odio. Quindi vabbè, è un insieme di cose che mi fanno cacà. Però magari nell'insieme è tutto buono. Che ne so. Oh, che carino. Vedete, imbustato uno ad uno. Si trova così in una bustina con scritto Country Mom. Ho paura di vedere cosa ci sia qua dentro. Ma è così piccolino. Ma la bustina nella bustina della bustina. Vabbè, dai, non può essere così terribile. È così piccoletto. Guardate, c'è tipo il cioccolatino scioltino. Ma come fa a essere scioltino? Scusatemi. Vabbè, che fa caldo, però. Ok, all'inizio aveva un sapore tipo biscottino buonino. E poi ha saputo tipo di cesso dell'autogrill. Non so, è un po' acido. Sì, al finale è acido. Cioè, quando lo finite di masticare, sentite un'acidità incredibile. Non è immangiabile, però penso che non ne mangerò neanche un altro. Country Mom, ma che cavolo fai? Ma che cosa fai? Oh, qui c'è della bevanda. Japan Cola. Assaggiamo sta Japan Cola. Poi qua c'è scritto Pepsi, quindi è cola o Pepsi. Vedete, non fanno distinzioni. Poi voglio la Coca-Cola, poi voglio la Pepsi, bla bla bla. Uniscono tutto così nessuno litiga. Allora, l'odore è di Pepsi. E il sapore pure. Magari so io che il mio palato non è raffinato, ma è un cafone come me. A me mi pare una normale Pepsi. Che dobbiamo fare? Cioè, nel senso, che devo dire? Buona, un po' calda, sì, è un brodino. Dovrei forse metterla in frigo. Però il sapore è proprio Pepsi. Sto anche per fare un ruttino che taglierò perché sono una signorina. Beh, la cochina, la coconna, la cocazza. Cioè, oh, ho detto cazzo. Questa cosa non so, mi mette un po' a disagio. Cioè una palla mezza pelosa. E questa qui con questa faccetta ammiccante. E dietro questa qui con la faccetta arrabbiata. Quindi non so. Sapete cosa mi sembra? Quelle pietre dove in quel gioco di Takeshi's Castle c'era tipo sul fiume quelli che dovevano saltare così. E uno era finto e cadevano giù. Assaggiamo. È tipo Sour. Oddio. È Sour. Ma potevano dirmelo. Ok, quella polverina sopra che è dannatamente frizzante. È tipo una caramellina che sa, in teoria penso dovrebbe sapere di Coca-Cola. Ma in pratica sa anche questo di bagno dell'autogrill. Io mi chiedo, ma come fanno a ricreare quel sapore perfettamente? Buono, no? Mi sono piaciute queste. Ti lasciano quell'impatto all'inizio che dici oh! E poi dopo ti fanno sta bene, ti fanno sentire in pace, ti fanno di buona sta cesso dell'autogrill. Veramente ho i ricordi delle vacanze, no? Choco chips sempre della marca Count Mamma, io ti giuro, già una sorte è andata male, dimmi che andrà bene. Io non so cosa c'è scritto qua. È tipo un cucchiaino con del sale, non so, dello zucchero, boh, dei cristalli. Oh mio Dio. Ma ragazzi, sono tipo tutti sciolti. Cioè io vorrei farvi vedere la porcheria che c'è qua dentro. Oddio, ma perché erano proprio ricoperti di cioccolato? Sì, vabbè, ma mi inviano ste cose a agosto, vabbè, a luglio. Buoni sì, però ho assaggiato biscotti al cioccolato migliori, ecco, diciamolo Countryman. Ritirati, basta fare biscotti che qua non siamo buoni, eh. Andiamo avanti. Questo che cos'è? C'è dell'uva. Quindi saranno caramelline all'uva. Io adoro il sapore dell'uva chimica. Se sa pure questo di bagno dell'autogrill, io mi arrabbio e urlo. Dico ah, basta con sti gessi. No raga, indovinate di che sa. Questo non sa di bagno dell'autogrill. Questo sa di quando cambiano i bambini nell'autogrill. Assaggio una. Guarda se mi pio qualcosa. Farinose. Buonine, dai. Sì, sanno di uva chimica. Molto chimica. La pallina diventa sempre più piccola. Bella confezione, che ve devo dire? Avete presente quelle quando io, appunto, le mamme lavano i bambini nei fasciatoi che usano le salviettine? Ecco, sa di questo. Poi, raga, questo, ditemi cos'è. Ditemi cos'è questo stuzzicadentino. Devo giocarci, devo usarlo. Che cosa? Saranno caramelline? O caramellose? Vado, eh. Oddio, ma sono mezze gommosine. Io pensavo fossero dure. Beh, un zuccherino. Questo è un po' di gomma da masticare. Non capisco se è una gomma da masticare. No? Sì. Boh, vabbè, io nel dubbio l'ho ingoiato, però non capisco che questa cosa con lo stuzzicadentino. Cioè, particolare, ecco. Particolare, c'è scritto champagne soda pop. Dovrebbero sapere il champagne. Mi sentivo un po' di gomma da masticare mista sempre quell'aroma di autogrill. Che però volevo risparmiare a dirvi anche questa volta, però non ho resistito. E infine il fulcro di questo video, perché quando mi hanno chiesto la collaborazione mi hanno detto c'è il nuovo Kit Kat, il nuovo Kit Kat. Zan zan zan. Questo è il nuovo Kit Kat. Non so con cosa. Vedo mandorle e fruttini. Spero sia buono. Ed è stato proprio lui a crearlo, penso. Questo ragazzone. Oh, ma guardate che carini!
scartati uno ad uno. Oh, picci picci. No vabbè raga, sono tipo molli. Spero non si siano sciolti completamente. Raga, sono liquidi. Vabbè raga, calcolate che si sono sciolti. Fanno degli yogurt, del latte, yogurt, quella roba là, in una maniera mostruosa. Se non vi piace il latte e lo yogurt non vi piaceranno, perché non voglio fargli sapere che mi fanno cagare, però devo dire che mi fanno abbastanza cagare, quindi farò così per fargli credere che sto dicendo buone cose. Se mi stanno capendo, scusate ragazzi, ma non me l'avete detto che c'era il latte? Cioè carino e tutto, però non mi piace per niente, perché c'è sto latte. Ora farò finta di mangiarlo e lo butterò. Buonissimo. No raga, però l'ho ottenuto per il grand finale. Mi ha lasciato un po' di stucco, però vabbè dai, tutte le altre cose erano buonissime, soprattutto il culo di Doraemon. È sempre il mio preferito, forse perché sono una sconcerona, penso sempre ai culi. Pure queste qua devo dire buone, pure questi cerchietti con il coso arrabbiato, top. E quindi niente raga, vi lascio il link di questo sito Wowbox giù nell'info box. Grazie mille ragazzoni per avermi inviato questo paccone. E quindi niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao.